una struttura all'avanguardia, paragonabile a un'arena statunitense per qualità, funzionalità e bellezza. Parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò, in visita al Palaterni. Malagò è stato accolto dal presidente regionale del CONI, Domenico Ignozza, dal delegato provinciale CONI Terni, Fabio Moscatelli, e dall'assessore allo sport del comune di Terni, Marco Schenardi. Presente anche Sergio Anibaldi, in rappresentanza di Palaterni SRL, gli architetti Baldi e Margheriti, Emiliano Strinati, di Fondazione Carit, Paolo Tagliavento, amministratore unico del Palaternale Eventi SRL, e Ramona Morelli, direttore generale di Umbria Forum. Il presidente del CONI ha ricordato con emozione la posa della prima pietra avvenuta nel 2021, a cui aveva partecipato, sottolineando quanto fosse sorprendente vedere oggi il progetto non solo realizzato, ma superare di gran lunga le aspettative. Malagò, inoltre, ha espresso le sue congratulazioni a Umbria Forum per l'eccellente programmazione degli eventi, incoraggiandoli a promuovere il Palaterni a livello sia nazionale che internazionale. Ho visto tanti impianti, purtroppo qualcuno anche, diciamo, le premesse e le promesse magari sono state disattese. Qui mi sembra, me lo dico senza nessun tipo di falso complimenti o di diplomazia, si è fatto un lavoro eccezionale, al di là proprio delle aspettative stesse. Insomma, si merita una grande vita, anche non necessariamente solo sportiva. Dovranno essere bravi chi lo gestisce di promuoverlo, presentarlo sul mercato, perché oggi c'è una concorrenza, giustamente, e Terni offre delle opportunità, bisogna saperle, tra virgolette, anche saperle vendere, e credo che questo impianto sia un valore aggiunto importante per far venire qui tutta una serie di società, di organizzazioni sportive e di eventi.